Di TraderLink, Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, ideatore di SOS Trader e dei noti eventi investing. Allora, Pietro, i mercati segnano un rialzo, la Fed è dietro l'angolo, cosa c'è di interessante? Sì, oggi è una giornata storica, perché atteso dopo quasi 4 anni, si parla del 2018 addirittura, un rialzo dei tassi della Banca Centrale Americana. È un tema atteso ormai da mesi e finalmente prende forma quella che è una nuova impostazione di politica monetaria della Federal Reserve. I mercati stanno scontando più 0,25, sarebbero sorpresi se fosse un tasso di mezzo punto che probabilmente calamiterebbe un po' di vendite. Detto ciò, stiamo aspettando la Fed con un certo mood positivo. Ti mostro il grafico del FTSE MIB 40 che mostra una bella partenza in gap up, che è figlia anche della buona chiusura di Wall Street ieri, e quindi diciamo stiamo affrontando con insomma una buona impostazione questo dato, questo diciamo market mover molto atteso, quindi attesa sia per il rialzo di oggi, ma soprattutto per quanto dirà Powell rispetto a quelle che sono le future mosse. Il mercato probabilmente apprezzerà e quindi comprerà se Powell sarà piuttosto prudente e quindi non frettoloso nell'incrementare molto rapidamente i tassi in corso del 2022, anche in virtù di quello che sta succedendo in Ucraina, che ha un po' scompaginato quello che erano i piani delle banche centrali. E invece mi aspetto vendite se l'impostazione sarà quella di un impatto forte, e quindi per contrastare l'inflazione negli Stati Uniti si andrà molto rapidamente a far crescere i tassi, e questo senz'altro non sarebbe gradito dagli operatori. Quindi in conclusione, occhi puntati stasera. Ricordo che fra l'altro la peculiarità è che l'ora legale in America è già partita, quindi sarà un'ora prima rispetto alla normalità l'incontro con la conferenza di Powell, e quindi stasera occhi puntati su questo, che è un argomento e un tema di assoluto interesse. Perfetto Pietro, io ti ringrazio per le indicazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille.